Qual è la seconda strategia che adotti e perché? Allora, Riccardo, seconda strategia, seconda carta, ancora una carta verde, quindi di nuovo un long, questa volta sul metallo giallo più famoso, ovvero sul gold. Ed è una carta long in un trend ribassista. L'oro sta scendendo dai massimi fatti addirittura inizio agosto scorso e siamo su livelli che non si vedevano da maggio-giugno dell'anno scorso. Quindi siamo tornati molto indietro negli ultimi mesi sul metallo giallo, però la giornata di oggi, a mio avviso, rappresenta una giornata di inversione che può perlomeno regalare un qualche decina di dollaro di rimbalzo. Una domanda prima di vedere i livelli operativi. Secondo te perché sono scese così tanto le quotazioni del gold? È la lotta, diciamo, fra quelli che sono considerati i beni rifugi della storia e forse del futuro, quindi una lotta di deflussi con Bitcoin, o è una lotta proprio legata anche ai rendimenti dei titoli di Stato? Sappiamo che una delle caratteristiche tipiche dell'oro è quella di sì proteggere quello che è il costo della vita, quindi nelle fasi di inflazione rappresenta appunto un bene rifugio, così come in quelle di incertezza, però di contro non paga dividendi, non paga cedole e anzi chi ha l'oro fisico ha un costo di tenuta del bene. Ecco perché secondo te abbiamo registrato questa discesa in un contesto storico, in una fase storica dove peraltro il tema inflazione ha coinvolto e interessato i mercati perché se ne sta iniziando a parlare. Sì, è vero Riccardo, hai detto tanto in questa domanda, come sempre. Il gold, l'oro appunto neutralizza un po' quello che è l'effetto inflazione, no? Al contrario delle banconote che abbiamo in tasca, l'oro in qualche modo aumenta di valore nel lungo, lunghissimo periodo fino appunto a neutralizzare appunto l'effetto negativo che l'inflazione ha sulla liquidità, sulle nostre banconote che oggi ci fanno comprare dei prodotti e domani ci faranno comprare qualcosa di meno. Nonostante ciò, l'oro scende, sicuramente c'è una lotta in corso fra beni rifugio. Non mi sento di considerare il Bitcoin uno strumento che ha una volatilità media giornaliera anche a doppia cifra percentuale, un bene rifugio. È ancora troppo volatile a mio avviso per essere considerato tale, però sicuramente il confronto lo sente molto di più con il mondo obbligazionario. Ne abbiamo parlato anche in apertura. Sicuramente i gestori, gli investitori cominciano ad aumentare i pesi dell'obbligazionario nei loro portafogli e sicuramente chi ne perde in una sorta, no, di sistema vasi comunicanti, flussi e deflussi. È sicuramente il gold. E allora, se quella di oggi a tuo avviso può rappresentare una giornata di inversione dopo una fase di difficoltà, quali sono i livelli della strategia long sull'oro? Allora, 1700 long è praticamente un livello 14 dollari più basso dei prezzi attuali. Appunto, qualora dovesse tornare indietro a quel livello, domani si attiverebbe la mia strategia, 30 dollari di stop, quindi vado esattamente sotto i minimi degli ultimi giorni, 1670, e il doppio, anche qui come sull'S&P 500, 60 dollari di target a 1760. 1760 è stato un livello di metà febbraio, 19-22 febbraio, molto molto importante perché l'oro stava provando a recuperare, stava provando a rimbalzare, infatti sui 1760 aveva fatto un momentaneo minimo relativo, poi però dopo un rimbalzo davvero breve, un piccolo fuoco di paglia, è tornato indietro e ha bucato quel livello. Ecco, io mi aspetto che l'oro possa, con il segnale nella dinamica di prezzo che ha dato oggi, possa perlomeno regalarci un rimbalzo che vada appunto a ritestare dal basso come resistenza questo livello sensibile orizzontale a 1760 dollari.